Sui social, il giovane studente universitario Fabio Longaron di Piano di Mummio nel comune di Massarosa gestisce con successo la pagina Meteo Toscana Nord-Ovest, che oggi conta almeno 15.000 seguaci. Da bambino ha iniziato ad analizzare con attenzione i temporali, specie la notte, così scattò in lui la curiosità per i fenomeni atmosferici. Giornalmente Fabio aggiorna i suoi tanti ammiratori sulle condizioni del tempo che farà nella nostra zona e, quasi sempre, i risultati gli danno ragione, tanto che il consorzio degli stabilimenti balneari di Marina di Pietrasanta gli ha affidato un incarico. Anche la fotografia ha contribuito alla popolarità del giovane 22enne. Molte le immagini che si trovano sul suo portale Instagram, ma una foto in particolare ha destato in questi giorni grandissimo scalpore. La sagoma del Monviso, a circa 270 km di distanza, che svetta come uno scoglio in mezzo al mare. Quella foto lì, soprattutto quella del Monviso, diciamo, è molto particolare, e io capisco anche chi secondo loro, diciamo, non sia possibile, perché insomma è un particolare molto piccolo sull'orizzonte, quindi a vista d'occhio si vede davvero pochissimo e bisogna sapere che è lì, se no altrimenti non ci viene pensato che si possa vedere un monte che sia al confine con la Francia. E tu hai delle apparecchiature che ti permettano anche proprio di individuare, tipo una bussola, non lo so, il punto esatto, oppure ormai conosci? Diciamo, ci sono tanti software via internet che permettono di inserire un punto sulla mappa e capire quindi l'orizzonte, all'orizzonte cosa si può vedere. Nel dettaglio, la programmazione della nostra emittente dedicherà il prossimo 21 maggio alle 22 una puntata di Effetto Versilia al giovane massarosese.